Termina con un rotondo 8-0 il primo test ufficiale del Foggia Calcio edizione 2021-2022 di Zdeněk Zeman, una formazione sperimentale, quella che è andata in campo questo pomeriggio a Montjovet nella prima uscita ufficiale dei rossoneri contro una rappresentativa dell'Ivrea. 8-0 il punteggio, un punteggio rotondo, ma soprattutto che si è andato delineando soprattutto nella ripresa, perché nel primo tempo, insomma, il Foggia aveva incontrato qualche difficoltà nell'andare a rete. Una partita che ha visto protagonisti soprattutto la maggior parte i ragazzi in prova in questo ritiro di Montjovet. Erano in campo tra i pali Joaquin Dalmasso, un portiere che deve essere ancora tesserato, così come ancora c'erano Martino, Dieno, Girasole, ancora Diallo, Gallo, Ferrante, Claudio, Felleca, Vigolo, Merola e Mercai. Nella ripresa sono entrati poi Alastra, Pompa, Peterman, Garofalo e Alexis Ferrante. 8-0, un primo tempo dove il Foggia ha avuto diverse occasioni per andare a rete, le più importanti quelle capitate a Diallo di testa nelle prime battute del match, Vigolo che di testa mandava fuori di poco, poi Merola in diagonale chiamava il portiere avversario ad una bella parata, Garofalo dalla distanza sfiorava l'angolo alla sinistra del portiere avversario, mentre il risultato si sbloccava al 43esimo della prima frazione di gioco. Veniva atterrato in area Claudio Ferrante dal dischetto Vigolo, portava in vantaggio il Foggia. Dicevo, cambi nella ripresa, entravano tutti gli altri presenti sulla panchina, il Foggia dilagava. Il secondo gol molto bello su assist di Pompa dalla destra, Gallo infilava la porta avversaria 2-0, il 3-0 firmato da Peterman che appena dentro l'area infilava l'angolo alla destra del portiere, Mercai si faceva trovare pronto ad un diagonale in area 4-0, il quinto gol di Claudio Ferrante, una delle individualità migliori di questo pomeriggio, questo ragazzo ex Bisceglie si è messo davvero in mostra, dicevamo Claudio Ferrante su una discesa di Pietro Martino dalla sinistra, velo in area di un compagno di squadra e Claudio Ferrante andava a segno. Il sesto gol è di Peterman dalla distanza, un gran bel tiro che si infilava nell'angolo, poi fallo in area su Pietro Martino, calcio di rigore, si incaricava della battuta Alexis Ferrante, 7-0, l'ottavo gol portava la firma ancora di Claudio Ferrante, parlavamo molto bene della prova di questo ragazzo che si faceva trovare pronto in area e realizzava l'ottavo gol. 8-0 nel pomeriggio di Montjovet, da segnalare le prove di Pietro Martino, Diallo, ci è piaciuta l'eleganza di questo difensore centrale, Claudio Ferrante per l'appunto, ma anche Merola e Mercai non sono dispiaciuti. Poi nella ripresa l'esperienza di Peterman, Garofalo e di Alexis Ferrante hanno sicuramente dato più verve alla manovra dei rossoneri. Da Montjovet è tutto, 8-0 del Foggia sulla rappresentativa dell'Ivrea, è tutto per questo collegamento, alla prossima per quanto riguarda gli impegni del Calcio Foggia.